Oh, salve a tutti ragazzi, ben ritornati in questo nuovo video aggiornamento. Allora, mi ha chiamato proprio stamattina, meno di un'ora fa, il tecnico. Praticamente è saltato fuori che la mia scheda madre, come BIOS, non supporta Windows 10. E non è compatibile proprio con Windows 10, non c'è proprio BIOS di Windows 10 sul sito MSI, c'è solamente fino all'8.1 di Windows. E allora abbiamo optato per una cosa un po' così, per vedere se è un problema a questo punto hardware oppure proprio di compatibilità con Windows 10, ovviamente tra la mia scheda madre e Windows 10. Che senz'altro è anche questo il motivo. Allora, prima cosa mi ha detto che ha montato un suo secondo hard disk con Windows 7. Mi ha detto praticamente come fare per switchare tra i due hard disk. Se non ho capito male, su F11 e tu scegli quale sistema operativo fa partire. Nel caso sia solamente software, nel senso che c'è solamente questa incompatibilità tra Windows 10 e la scheda madre, e allora tolgo, disinstallo Windows 10 e metto appunto Windows 7. Questo cosa comporta? Comporta che praticamente gli aggiornamenti ovviamente non ci saranno più, ci saranno solamente fino all'ultimo aggiornamento rilasciato da Microsoft, Windows 7, che posso dire è una grande stronzata questo, perché tu non Microsoft non è vero che togli il supporto. Il supporto per arti fino al 2023 ce l'avrai sempre a Windows 7, ma non lo farai più per gli utenti home, cioè per le case, ecco, per noi utenti casalinghi, e lo farai solamente per i clienti business, cioè le aziende. Perché? Perché sotto pagamento, è manco gratuito, sotto pagamento. Quindi significa che tu Windows 7 non è che l'hai chiuso completamente, no, è sempre funzionante, sempre avranno gli aggiornamenti. Cosa che sinceramente io ho, perché ho la versione Ultimate di Windows 7, e anche dopo la chiusura, diciamo così, di Windows 7, io comunque gli aggiornamenti per quanto riguarda l'antivirus di Microsoft Essential li ho sempre ricevuti, anche nel 2021, perché io Windows 10 l'ho installato la prima volta, era maggio, sì, maggio di quest'anno, non è che l'ho messo l'anno scorso. Windows 7 Ultimate l'ho avuto fino ad aprile, ecco. Quindi gli aggiornamenti 2021, quindi gli aggiornamenti mi venivano sempre rilasciati, mi installava, forse appunto per la versione, alcune versioni come Ultimate. Questo perché? Perché per dare tempo alle aziende di aggiornare il proprio parco PC, ecco. E tu vai a cambiare, anche se sono qua in 4 anni i computer in un'azienda di 500-600 computer, vale a cambiare. Già è difficile per noi utenti in casalinghi cambiare un computer. Comunque, lasciamo perdere questo. Se va bene, stavo dicendo, il Windows 7, cosa che fino a quando appunto non ho messo Windows 10 che mi ha dato tutti quei problemi, e vedete per la compatibilità proprio con i BIOS anche della scheda madre, e allora tolgo il suo hard disk completamente, glielo devo riportare ovviamente, e installerò sull'hard disk mio da 2 terabyte. Non gli compro nemmeno l'SSD, ragazzi, perché non ne vale la pena, non ne vale la pena, perché a parte che mi ha detto che una porta SATA, sembra la prima, la 1, pare che non funzioni tanto bene. Ora non lo so se nel frattempo si è fatta, nel senso che da sola, oppure
oppure già difettosa. Che io sinceramente ho sempre avuto l'hard disk in SATA 2, l'hard disk proprio in SATA 2. In SATA 1 non l'ho mai cagata, diciamo così, come porta. Quindi non so se era una cosa difettosa già da quando l'avevo comprata oppure no. Comunque, l'SSD che gli ho portato, il Trevo X1 Pro, lo devo semplicemente buttare perché è difettoso. E anche a lui ha dato problemi, nel senso che lo leggeva, poi ha iniziato a non leggere più, non leggeva più la partizione, cioè un casino enorme. Allora ho detto, vabbè, lo buttiamo e amen. Tanto è anche senza garanzia, cioè perché è scaduta e amen. Niente ragazzi, quindi il tecnico mi ha detto che stasera mi chiama per fare appuntamento per domani per andare a prendere il computer. Si fanno queste prove, io penso che settimana prossima, se non addirittura domenica, potrò tornare operativo con live, video. Devo vedere solamente come fare per quanto riguarda sperando appunto che i driver della scheda video continueranno a supportare Windows 7, altrimenti ragazzi non potrò fare più niente. Quanto è difficile il mondo del PC, porca troia, veramente non avete già una vaga idea. I computer non sono una cosa che cambi come una penna che si scarica, la vai da tabaccaio e 1 euro e te la compri. Il computer sono hardware che costano un occhio della testa, porca troia. Soprattutto per chi ha difficoltà economiche, uno si aspetta di possedere un computer per 5, 6 anni, 7 anni. Sinceramente a me mi sono durati anche 10 anni un computer. Non vorrei dire. Quindi questo qui mi è durato appena 3-4 anni. È vero che i componenti erano già vecchi di 4-5 anni. Lo so, però quello potevo permettermi e quello ho comprato. E nulla, ragazzi. Altrimenti tirerò avanti sperando che. Non credo che Eurotrack American Track, la SCS, smetterà il supporto a Windows 10, a Windows 7, perché sono nati con Windows 7. Non credo che faranno i switch, terminando il supporto a Windows 7 per passare a Windows 10. Non lo so come faranno, spero di no. Anche perché World of Warcraft, la Blizzard, praticamente cosa ha fatto in collaborazione con Microsoft? Ha rilasciato le ID di DirectX 12 anche su Windows 7. La notizia che risale all'anno scorso, anzi no, nel 2019, praticamente era che questo rilasciato da Microsoft, che stavano lavorando per portare le DirectX 12 anche su Windows 7. Poi, però una cosa non ho capito. Se tu nel 2019 mi dai una data di hai detto che finisce il supporto a Windows 7, che cacchio fai a fare le DirectX 12 su Windows 7? Una domanda che non avrà mai risposta, secondo me. Vabbè, ragazzi, questo è quanto. Domani, appunto, dovrò andare. Credo che domani vado a prendere il mio computer. Faccio queste prove. Prima con Windows 10. E poi se effettivamente è così la situazione, e poi con Windows 7. Ma se Windows 7, io provo prima Windows 7, se non dà problemi hardware, allora taglio direttamente la testa a toro, disinstallo il Windows 10 e gli metto direttamente Windows 7 e amen. Poi non lo so, forse l'anno prossimo cercherò di farmi questo nuovo computer e questa volta non cercherò di non fare come il mio primo computer assemblato da me, ma perché io ho comprato per problemi economici, ho dovuto comprare un componente ogni 2 mesi perché non avevo soldi, non ho soldi appunto, quindi cercherò di accumulare un po' i soldi e comprare tutto insieme, ecco. Anche questa è un'esperienza, eh. Vabbè, ragazzi, da me è tutto, ci vediamo.
in questi giorni ritornerò con le live, sperando che sia a livello software, cioè di sistema operativo e non hardware. Niente, ci vediamo. Alla prossima. Ciao.